Il mental coach, una moda o una necessità? Ho approfondito questo tema nel mio ultimo articolo che compare su Tempo Sport, di novembre. Vi lascio il link per poterlo leggere. In effetti, nell'ambito, della psicologia applicata, ci sono diverse figure che si occupano a diverso titolo, così, della sfera, diciamo, mentale delle persone. A partire dallo psichiatra, che è un laureato in medicina con una scuola di specializzazione di 4 anni, che in genere prescrive dei farmaci per le più svariate psicopatologie in questo ambito, ve ne sono altre, quali la figura dello psicologo e la figura dello psicoterapeuta, anch'egli un laureato in psicologia con una scuola di specializzazione di 4 anni, con tirocinio compreso ed esperienza. Certificata da chi? Da uno Stato che appunto tramite un percorso universitario e un esame di Stato certifica dà la possibilità appunto di diventare professionisti della sfera psicologica e a diverso titolo occuparsi delle diverse problematiche, tra cui quelle della psicologia applicata. Dico psicologia applicata perché sostanzialmente assistiamo soprattutto in due ambiti fondamentali, quello delle organizzazioni, delle aziende da una parte e l'ambito sportivo dall'altra, avvalersi anche di un'altra figura che è quella del mental coach, che a tutt'oggi non è riconosciuta dallo Stato e che però ha molto successo e molto ricercato, soprattutto, come dicevo, in questi due ambiti. Con una funzione, che so, alle volte di tipo motivazionale per migliorare le dinamiche dell'equipe e quant'altro. Non essendo un esperto del settore, volevo chiedere al professore Simone Diamantini, che abbiamo qui con noi collegato telefonicamente. Ciao Simone, qual è la tua opinione su questa figura di mental coach? Simone Diamantini, oltre che insegnare all'Università di Pavia, è anche allenatore e preparatore atletico attualmente della nazionale di triathlon della Romania. Io ti dico da ignorante della materia, quindi lo conosco per esperienza, credo che sia una figura che oggi è andata fin troppo di moda. Tutti fanno i corsi di mental coach, un po' come l'allenatore. L'allenatore, tutti fanno il corso di triathlon o di qualsiasi altra cosa che dura poco tempo e questo, diciamo, nell'immaginario collettivo è una cosa importante. Scusa, è un corso base dove alla fine ti trovi ad avere gente che sulla carta è uguale magari rispetto a me che ho 25 anni di carriera, una laurea in scienze motorie, un master in preparazione atletica e allenamento in Francia e corsi e quant'altro. Quindi io penso che le persone siano molto ignoranti in fatti di sport e anche in fatti di psicologia. Per farti un esempio, tu non andresti mai da un neomedico a farti operare al cuore. Perché? Perché lo vedi sbarbato, lo vedi giovane. E soprattutto non andresti da uno che è stato operato al cuore e che dice, beh, io siccome sono stato operato al cuore so come si fa. Nello sport invece vige questa regola, siccome io ho fatto lo sportivo, alleno. E poi la gente non valuta il fatto che essere allenati male o preparati male o fatto degli esercizi male si fa male e quindi perde la salute. Totale. Non avendo esperienza di mental coach, ti dico oggi vanno molto di moda e trovi di tutto, trovi il laureato in psicologia capace. Ma trovi anche quello che ha fatto un corso, che ha capito che lui ha avuto un'influenza da un coach e quindi dice, beh cazzo, l'ha fatto lui, lo posso fare anch'io. E questo lo avrebbe illuminato sulla strada di Damasco. E queste persone, molti, fanno anche dei danni. Poi ci sono i talenti sono anche quelli che
necessariamente possono anche non fare il corso e sono bravissimi. Quindi la mia opinione è che sia una figura importante tanto quanto l'allenatore, che a volte l'allenatore deve avere delle skill da coach, da coaching, e perché comunque si entra in relazione con l'atleta, però delle volte, siccome poi è sempre lui presente costantemente, ci vuole una figura esterna che dica delle cose importanti, magari le stesse che dice l'allenatore, però diciamo in modo diverso, con delle parole diverse. E questo obiettivamente, se in linea con l'allenatore, funziona. Spesso però cosa succede? Che tra l'allenatore e il mental coach in realtà non c'è una linea e ognuno va per la sua strada, e soprattutto il mental coach se lo sceglie l'atleta senza collaborare con l'allenatore. Questo crea dei danni irreparabili al gruppo o alla relazione allenatore-atleta, perché poi il mental coach va nella direzione del committente. Faccio un esempio: l'allenatore spesso non dice le cose che si vuol sentir dire l'atleta, cioè se fa una cazzata glielo dice, mentre il mental coach in alcuni casi non fa questa valutazione, perché non conosce, non perché non lo vuole fare, ma perché non conosce quell'ambiente. L'ambiente lo conosce solo in funzione assolutamente di quello che gli viene raccontato dall'atleta, e spesso, come sappiamo, l'atleta è un po' come il cagnolino, cioè va da chi gli dà le carezze, mica da chi gli dà le sberle. Certo. Però noi sappiamo che a volte sono le sberle che ci fanno diventare grandi. Allora, in tutto questo, io ho visto degli allenatori, dei psicologi o dei psicoterapeuti o dei mental coach sportivi che venivano a vedere quello che facevamo, e altri invece no, che erano molto poco professionali. Premesso che però io, nella mia lunga carriera, credo di più, ribadisco per ignoranza, al fatto che nello sport, come nella vita, serva più uno psicoterapeuta bravo invece che quello che ti insegna a gestire l'emozione, ma in realtà è molto più importante quello che vada alla profondità delle tue fobie o delle tue paure per riuscire a dominarle e non certo per cambiarle. Grazie Simone per il tuo lungo ed esaustivo ed interessantissimo intervento. Che dirti e che dire a chi ci ascolta? Sicuramente è un tema interessante che va affrontato. Sono molto d'accordo con quanto diceva il professor Diamantini. Sostanzialmente lavorare non tanto e solo sull'aspetto emozionale, certo importante, ma facendo un lavoro profondo, certo più lungo, certo più impegnativo, si va a lavorare su quello che è la struttura personologica, cioè su quegli aspetti magari congelati della persona stessa. È uno sportivo, ma alla fine stiamo parlando sempre di persone, come il manager stesso, mi verrebbe da dire. Aspetti quindi personologici, strutturali importanti, che hanno tutta una serie di aspetti che vanno naturalmente esplorati. Ne cito soltanto qualcuno: l'aspetto dell'imprinting genitoriale, dell'ambiente familiare nel quale tutti quanti siamo cresciuti, dei cosiddetti traumi relazionali, dei congelamenti evolutivi che il soggetto potrebbe avere avuto. Il tema del riconoscimento e la conoscenza di se stesso e della relazione con gli altri. Insomma, sono tutti ambiti nei quali vale davvero la pena fare un lavoro su se stessi per arrivare a trovare, sì, quei cambiamenti necessari rispetto al progetto che stai portando avanti. Credo che però alla fine il progetto più importante sia dare un senso alla propria vita.